Giacomo Padellaro, è finita 6-2 questa sfida, però forse il risultato è un po' largo perché avete davvero conteso questa sfida per più di tre quarti di partita allo United. Sì, sapevamo che potevamo giocarcela, loro sono stati più bravi a capitalizzare le occasioni da gol e sicuramente il campo piccolo li aiuta perché sono abituati, però abbiamo avuto la possibilità di vincere sul due pari due occasioni, poi se non segni c'è poco da fare, vincono gli altri. Chi si aspettava però un divino amore dimesso si è dovuto ricredere. Noi ci mancano tre partite, dobbiamo fare almeno sei punti. Non è facile perché poi le squadre che incontri giustamente non ti regalano niente, anche se non hanno più da giocarsi ed è giusto che sia così. Dipende da noi e non solo da noi purtroppo, perché il Palestrina chiaramente deve fare i punti come noi e noi continuiamo a impegnarci, continuiamo a allenarci come stiamo facendo e vedremo alla fine cosa riusciremo a fare. Comunque si può ripartire da quel primo tempo dove avete giocato molto bene a fasi, anche meglio dello United? Sì, è tutto l'anno che proviamo a ripartire dai primi tempi, dai secondi tempi, cerchiamo sempre di ripartire ma poi non riusciamo mai a fare una prestazione completa. Quindi dobbiamo assolutamente ripartire da questo, però ripeto, insomma, diventa difficile a questo punto trovare la sicurezza di poter fare una partita completa, ecco, perché è tutto l'anno che non ci riusciamo. Mister Serpietri, alla fine è arrivata la vittoria 6-2, però c'è stato da sudare contro una squadra che se l'è giocata fino alla fine. Sì, vabbè, noi siamo andati 2-0, diciamo un po' facilmente i primi 10 minuti. Poi diciamo che nel cambio del secondo quartetto diciamo qualcosa non è andato, forse poca concentrazione, non so, pensavano che la partita era finita lì e a sto sport purtroppo, fortunatamente la partita finisce alla fine, quindi loro sono rientrati in partita, sono stati bravi e poi niente, comunque la qualità alla fine è uscita fuori, diciamo a lunga andata è uscita fuori, quindi sono più che soddisfatto. Vi aspetta insomma un finale di stagione nel quale sì, naturalmente ci si aspetta di prendere il massimo bottino adesso. Sì, sono rimaste tre partite sulla carta abbastanza difficili, quindi abbiamo sabato il Ciampino, poi abbiamo qua diciamo la prima della classe, il Colleferro e poi andiamo in casa della 3Z. Io ai miei ho detto da fare 9 punti. E poi una volta fatti 9 punti ci giriamo dietro e vediamo quello che succede. E speriamo, ecco, un passo falso delle squadre che comunque ci tallonano e comunque noi talloniamo e vediamo un po'. Fino a questo momento comunque sei soddisfatto della tua squadra? Sono molto soddisfatto, sì, perché loro lavorano tanto, io chiedo tanto su situazioni di gioco, su palle inattive, quindi con mese di tempo diciamo che forse è anche difficile, no? Comunque partire a inizio anno con un tipo di mentalità, con un tipo di gioco e poi cambiare in un mese e fare completamente una cosa tutta differente. Io li capisco, so la difficoltà, però devo ringraziarli perché comunque in allenamento sono sempre tutti disponibili, sempre tutti presenti e tutti concentrati.